Una mostra antologica con un obiettivo ambizioso, valorizzare attraverso l'artista campobassano Antonio Dattellis l'identità molisana. Ritratto d'artista è il titolo dell'esposizione che si fregia del patrocinio dell'assessorato alla cultura della regione Molise e del comune di Isernia. Inaugurata lo scorso 27 di aprile, la mostra sarà visitabile nella Galleria Spazio 180 di Corso Marcelli, nel centro storico del capoluogo Pentro, fino al 12 di maggio. L'amore sincero e incondizionato per la pittura, il filo conduttore delle diverse fasi artistiche di Dattellis, è uno degli aspetti messi in rilievo dalla curatrice Carmen D'Antonino. Quello che mi ha colpito molto di Antonio Dattellis e che ho cercato anche di spiegarlo all'interno dello spazio Arte Petrecca, posizionando i quadri in maniera particolare, soprattutto suscitando quelle che sono le fasi appunto della sua vita, partendo da un ritratto molto più soave, finendo poi invece ad una ritrattistica molte volte anche concettuale, oserei dire, dove si riprende praticamente quelli che sono i materiali da riciclo, quindi delle buste di plastica, anche della cenere, altri oggetti che lui utilizza per far emergere queste figure meravigliose che sembrano parlare al pubblico, perché secondo me il tratto caratterizzante di Antonio Dattellis è proprio questo, l'amore verso la pittura, ma soprattutto lui mette l'anima mentre dipinge, ed è questa la cosa bella di un artista, quando si vuol far uscire un qualcosa per trasmetterlo al fruitore, quindi all'osservatore. Si inizia con una ritrattistica appunto un po' più soave per poi praticamente andare verso un'arte un po' più astratta, come per esempio delle bottiglie di plastiche, delle bottiglie di plastica sopra dei veli, dove si trasmette anche quel senso di movimento e di tridimensionalità. Il fatto che lui abbia viaggiato molto è stato molto importante nella sua produzione, perché ha segnato le sue diverse fasi nella sua carriera artistica, quindi diciamo che molte sue opere riprendono anche la crudezza e la nitidezza praticamente della sofferenza che lui ha visto in giro per il mondo. Dal proprietario della galleria Gennaro Petrecca il racconto del suo legame di stima ed amicizia con Dattellis, legame che ha giocato un ruolo importante nella carriera dell'artista. Una cosa che mi fa piacere evidenziare è come mio tramite Antonio ha esposto al Museo della Follia a Salò un suo lavoro del 1974, Museo della Follia che ha raccolto artisti da Ligabue a Bacon, a Ghizzardi, quindi artisti di fama internazionale, un lavoro di Antonio che ha fatto nel periodo in cui si richiamava all'arte e alla follia, quindi dei pazzi, dei personaggi erranti su monocromatico grigio-nero, è stato apprezzato da Vittorio Sgarbi che l'ha portato in questo circuito internazionale con un catalogo bellissimo, mi sembra fatto dalla Schira, nel quale viene annoverato un pittore molisano, quindi per me è un motivo di profonda soddisfazione. Da qui la mostra, ripartiamo con una serie di eventi che vedranno altri pittori internazionali e nazionali nei prossimi mesi, a partire da maggio-giugno per arrivare all'estate, e poi ci innesteremo con altri eventi anche di natura non esclusivamente espositiva.